Lodovico Coccapani, nato a Calcinaia il 23 giugno 1849 e qui morto il 14 novembre 1931, è stato un insegnante italiano, venerabile della Chiesa Cattolica. Discendente da un'agiata famiglia di ceramisti originari di Sassuolo e stabilitasi in Toscana alla fine del Seicento, crebbe assorbendo profondamente i valori cristiani. Dopo un breve periodo di insegnamento nelle scuole elementari, a 25 anni decise di dedicare la sua vita all'assistenza dei poveri e dei più bisognosi. Entrato a far parte del Terz'ordine Francescano della società San Vincenzo de Paoli nel 1874, operò spesso all'interno delle carceri, portando la parola della speranza cristiana tra i condannati. Legato da profonda amicizia al cardinale pisano venerabile Carlo Raffaello Rossi, che fu suo confessore, conobbe e collaborò col beato Giuseppe Toniolo. Nel 1914 diventò presidente del consiglio particolare della conferenza vincenziana pisana, rimanendone a capo fino alla morte, avvenuta presso la casa natale di Calcinaia la sera del 14 novembre 1931. Chiese esplicitamente che non gli venissero dedicati onori particolari, ma funerali modesti, con seppellimento nel campo comune, dove riposavano le persone più povere che aveva assistito durante la propria vita. La causa di beatificazione venne iniziata a livello diocesano nel 1949, centenario della nascita. In suo nome è stata intitolata una scuola materna privata, sorta nel palazzo di famiglia dove gli morì, che venne donato all'opera Cardinale Maffi nel 1925. Inoltre a Calcinaia sorge un museo della ceramica, sempre intestato a lui. Infine, a lui è dedicata anche una mensa dei poveri presso la parrocchia di San Francesco in Pisa e una via vicina alla medesima parrocchia. Prima messa mattutina della chiesa di San Francesco era l'inizio di ogni giornata di Lodovico. Come raccontano i suoi contemporanei, vi si recava sempre prima di compiere il giro delle famiglie povere che assisteva, rifornendosi della parola di Dio per portare il conforto a coloro che erano nella miseria e nella disperazione. Quelli che lo conobbero descrissero con stupore l'intenso modo di pregare del venerabile, che si intratteneva per lungo tempo in orazione. Durante la messa era completamente assorto in preghiera, in uno stato totale di contemplazione, da destare ammirazione a chi lo osservava. Come ebbe a riferire la sua conoscente Velia Arganini, sembrava che vedesse quello che noi crediamo soltanto. Coccapani fu pervaso dallo spirito francescano fin dalla tenera età. Suo nonno, infatti, agli inizi dell'Ottocento, acquisì per il figlio Luigi il sacerdote, zio di Lodovico, del quale si è già parlato, i diritti sul beneficio dell'altare di San Francesco nella pieve di Calcinaia. Il prete celebrava spesso a quell'altare e tutta la famiglia assisteva raccolta in preghiera di fronte al dipinto ritraente il Santo d'Assisi, opera del pittore Lodovico Cardi, detto il Cigoli. Possiamo pensare alla devozione che abbia suscitato nel piccolo quell'immagine del serafico padre, invitandolo al raccoglimento e alla meditazione, a quasi a dirgli, come scritto nella regola francescana, frate delle preghiere e della contemplazione, l'anima del vostro essere e del vostro operare. Regola OFS, capitolo 3. Barra 8. La spiritualità di un santo è la particolare maniera di presentarsi a Dio e di parlare con Lui. Lodovico viveva con la sorella Rosina, una terziaria francescana pure lei. Aiutava il fratello in tutto e per tutto, preparava i pacchi per i bisognosi e ascoltava le vicende dei poveretti e dava consigli come migliorare. Rosina e Ludovico avevano scelto una vita ascetica rigorosamente povera. In casa solo l'essenziale. Tutto il resto lo davano ai poveri. Rosina e Ludovico avevano una sorella Teresa e Lionello, il fratello che era canonico del Duomo ed insegnava in seminario. Erano sempre insieme
In particolare le due sorelle sembravano siamesi. Dove c'era l'una c'era anche l'altra. Il canonico anche, visi tondi e sempre allegri. Teresa e Rosina si disse che non si sposarono per non lasciare soli i fratelli. E solo la morte poté separarli. A proposito dei carcerati, tutti una volta usciti di galera andavano a trovare Lodovico Coccapani, il loro benefattore, in primo luogo per ringraziarlo. Poi qualcuno chiedeva un piccolo aiuto economico, altri un lavoro, che non trovavano perché erano stati insomma in galera. Il sol Lodovico guardava tutti con tenerezza mentre li ammoniva o li confortava secondo il bisogno di ciascuno. Gli ex carcerati lo guardavano con tutto l'amore fraterno. Alcuni piangevano nell'andare via. Si può dire che tutti gli usciti di prigione passavano da casa del Coccapani. Il dono più gradito. Di lì a 3 giorni il Coccapani e il suo giovane confratello bussavano di nuovo a quella porta. La mamma li accolse con gioia. Vengano, buoni signori, vengano. Anche Enrico li aspetta. Quante volte mi ha domandato se ritornavano. Questa volta era vero davvero. Lo disse loro anche il malato. Mi pareva 1000 anni di rivedervi. E noi, replicò pronto il sor Lodovico, non vedevamo al momento di ritornare. Abbiamo pensato tanto a te, alle tue sofferenze, ai bisogni che avevi. Stamattina abbiamo fatto per te la Santa Comunione. E avanti di questo passo, una frecciata dietro l'altra, finché il giovane, ammirato e commosso, esclamò: felici loro che sono tanto buoni. Il ghiaccio era definitivamente rotto. Felici, replicò il visitatore, tutti coloro che confidano nel Signore, caro Enrico. Intanto vedi, è il Signore che per mezzo nostro ti manda questi aiuti. Un po' di pane, un po' di carne, qualche soldo per comprare il latte e lo zucchero. Confida anche tu in Dio e ringrazia Lui solo. Il povero malato era raggiante di commozione, balbettava delle frasi spezzate, stringeva ai due vincenziani le mani con trasporto. La grazia del Signore lo aveva visibilmente toccato e scosso. La voce della menzogna del diavolo. Perché mi sento inadeguato? Sarà mai questo mio senso di inadeguatezza ha messo da parte per lasciare spazio alla felicità? La Chiesa ha sempre accolto gli adulteri, i conviventi, gli omosessuali, ma non la menzogna del loro comportamento. Non ha smesso che fosse il peccato a definire ciò che proclama, perché il peccato non è la verità. Quante volte incontriamo persone che, se conosciute meglio, ci deludono? Chi è che prima o poi non delude? Nessuna persona però ci conosce meglio di noi stessi. Sappiamo di noi tutto ciò che nessun altro potrà mai sapere. C'è chi ha un'alta opinione di sé, c'è chi pensa di non avere difetti e che a sbagliare siano sempre gli altri. Chi è più realista sa la verità del proprio essere, conosce bene la cattiveria che ha dentro, la mancanza di coerenza, l'essere ben distante dall'ideale. Insomma, sa di essere piccolo, come direbbe un mio amico, tu sai di che pasta sei. È difficile persino per noi amarci per quello che siamo. Cosa farebbe chiunque
Chiunque altro, se sapesse ciò che di noi non sappiamo. Eppure, anche noi siamo amati da qualcuno che ci conosce persino meglio di noi stessi, in quanto ci ha fatti e ci mantiene in esistenza. Se siamo amati così da chi è oltre ogni misura umana, come posso io rifiutare quest'amore che, se accettato e ricambiato, mi fa smettere di essere la pasta che sono? Per Gesù nessuno è inadeguato, anche quando commettiamo un peccato. Lo sbaglio, la ferita che ci divide da Lui si può rimarginare, perché il collante per ricongiungerci al Signore lo dobbiamo cercare con il coraggio, la fede e la speranza. I doni dello Spirito Santo rimettono a posto i cocci rotti. L'arte giapponese del kintsushi ci insegna che i punti deboli non vanno nascosti, ma resi preziosi. Così siamo noi forgiati dal dolore in modo amabile e ripetibile. Il kintsushi o il kintsokoru, l'arte giapponese di riparare un oggetto rotto usando come colla l'oro e l'argento, anziché rendere il trauma che l'oggetto ha subito, lo si enfatizza impreziosindolo. L'unicità preziosa del dolore ci rende meravigliosi. Carla Cutis diceva: tutti nascono come originali, ma molti muoiono come fotocopie. Carla aveva messo al centro della sua giornata l'incontro con Gesù, Eucaristia, attraverso la Santa Messa, il Rosario e un po' di adorazione, che faceva sempre prima o dopo la celebrazione. Era talmente legata a quell'appuntamento quotidiano che quando facevano dei viaggi la prima cosa che chiedeva era sempre se nei pressi dell'albergo c'era una chiesa dove poteva andare a incontrare il suo amico caro Gesù. Un ragazzino che non si sentiva inadeguato perché cercava sempre Gesù. Quando si ha il cuore pieno di Dio, non si ha paura di niente. Si dice che quando era piccolo San Gerolamo, in un momento di disperazione in cui sentiva di aver perso la comunione con Dio, gli apparve Gesù tra i rami di un albero. Avvicinandosi al giovane gli disse: Gerolamo, cosa puoi darmi? Il ragazzino elencò allora tutto ciò che gli veniva in mente, dalle cose che aveva fatto bene quel giorno fino a ciò che possedeva, ma niente, nulla di tutto ciò che diceva sufficiente. Ma anche quando ci sentiamo a terra, insignificanti, il Signore è sempre con noi, basta essere in ascolto. Gesù continuava a porgli la stessa domanda, ma Girolamo non poté dare una risposta convincente. Il ragazzino, preso da sconforto, ammise di aver già detto tutto ciò che poteva offrire, ma poi si chiuse in un profondo silenzio e nel deserto il Signore gli disse: Girolamo, hai dimenticato una cosa, dammi i tuoi peccati in modo che io possa perdonarli. Ma anche quando ci sentiamo a terra, insignificanti, il Signore è sempre con noi, basta essere in ascolto. Da una canzone dei Coldplay, Fix You. Quando fai del tuo meglio, ma non ci riesci, quando ottieni quello che vuoi, ma non è quello che ti serve, quando ti senti così stanco, ma non riesci a dormire, bloccato al contrario, quando le lacrime ti scorrono sul viso, perché perdi qualcosa che non vuoi sostituire. Quando ami qualcuno, ma va sprecato, cosa ci potrebbe essere di peggio? Le luci ti guideranno
a casa. Dio parlò a Saulo sulla strada di Damasco. All'improvviso una luce dal cielo gli folgorò d'intorno. È caduto a terra, udì una voce che gli diceva: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Atti 9, 3, versetto 3, 4. Per il resto della sua vita Paolo testimoniò: ho udito la sua voce davanti al re Agrippa. Disse: udì una voce e mi parlava e mi disse in lingua ebraica: alzati, perché questo ti sono apparso. Atti 26, versetti 14-16. Gesù le disse: tuo fratello risorgerà. Gli rispose Marta: so che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno. Gesù le disse: io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà comunque. Vive e crede in me, non morirà in eterno. Credi in questo? Gli rispose: sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. Abbiamo provato a salire anche noi qualcuna di quelle scalette ripide, pericolose, che egli saliva ogni giorno, a bussare a certe porte, dinanzi alle quali egli sostava col cappello in mano, finché non lo invitassero ad entrare, a penetrare in certi antri metifici, dove egli stava a capo scoperto, come in chiesa, perché nei poveri vedeva l'immagine vivente di Cristo. Abbiamo provato a domandare a certi spettri che furono i suoi prediletti: ve ne ricordate più di quel signore della San Vincenzo? Quante volte veniva? Che cosa vi portava? Che cosa vi diceva? E quel che abbiamo visto passare in certi occhi truci e dolenti, su certi visi straziati e duri, nessuna parola lo potrà mai descrivere. Quel signore, se me lo ricordo, potrei essermi dimenticato di mio padre, ma di lui no. Che cosa portava? Tutto, dall'uovo fresco all'arancio per fare l'aranciata ai malati, dal pane al materasso se occorreva, ma poi portava la pace. Vede, diceva una povera donna con due bambini alla sottana e uno in braccio, vede come c'è buio qui dentro? Ebbene, quando c'era stato un po' il sor Ludovico, era come se ci fosse entrato il sole. E un infermo, affetto da malattia incurabile, rannicchiato in un giaciglio lurido, rendeva anche lui la sua testimonianza con voce monotona e debole. Ha sfamato tanti poveri quel signore, ma ha salvato anche tante anime e consolato tanti disgraziati. Se io sono qui e non mi levo dal mondo con una rasoiata alla gola, è per lui. E come me, quanti altri ve ne sono, per queste stradacce, in queste case peggiori delle tane. Provi pure a domandarlo a tutti, grandi e piccoli, che cosa hanno perduto i disgraziati perdendo lui. Nella misera stanza mal illuminata e resa metifica da esalazioni stomachevoli, si erano radunati gli inquilini curiosi e ciarlieri. Bermi, signore, è una popolana che parla nel più schietto vernacolo pisano. Di belli lì un ne nasce più, gliene dico io. Ma lo sa che quando si seppe che era morto, si piangeva tutti come bambini? Dopo ogni visita, Lodovico Coccapani faceva calorose esortazioni e andandosi prometteva di ritornare presto con ulteriori aiuti, persuaso al di là di ogni dubbio di aver ottenuto un grande successo morale. Il Lodovico non voleva l'ammirazione delle persone, voleva la salvezza delle persone, voleva aiutare ad ascoltare Dio e a entrare nella gloria di Dio. Povero tra i poveri, ecco come voleva essere Lodovico. Applicava ciò che nel Vangelo vi sta scritto. Strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti.
purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non procuratevi oro né argento, né denaro nelle vostre cinture, né sacca da viaggio, né due tuniche, né sandali, né bastone, perché chi lavora ha diritto al suo nutrimento. A Sor Lodovico bastava poco per vivere. Il bene prezioso non era nel portafoglio e nemmeno chiuso in cassaforte, ma era negli occhi dei poverelli, dei delinquenti nelle carceri. Lì vedeva il volto di Gesù. Aver frequentato la scuola di Lodovico Coccafani voleva dire che almeno qualche volta averla accompagnata a portare pane e pace ai suoi poveri. Coccafani ci teneva molto a condurre con sé i giovani, ricchi, perché imparassero che al mondo non esistevano solo gli agi di una vita comoda, ma ci sono anche persone che soffrono e che mancano dello stretto necessario, abituandole ad aprire il cuore e portafoglio. Quando un caso era particolarmente ostinato, Lodovico Coccapani, allora senza alcuna remora, chiedeva aiuto al cielo. Iniziava con l'andare a trovare i padri predicatori, raccomandandogli quel bisognoso e ai fedeli riuniti nella chiesa. Raccomandava che pregassero la Santa Vergine Addolorata per il malato e per lui. Il sor Lodovico, che in chiesa stava sempre in silenzio, ogni tanto bisbigliava qualcosa a qualche persona, chiedeva preghiere, chiedeva suppliche. Quando poi tornava dal malato, questi era come se fosse trasformato, accettando tutto ciò che il Coccapani gli chiedeva.